Allora, affrontiamo un tema importante, per quelli nuovi. Tutto quello che abbiamo fatto in mattinata sta lì, quindi se lo volete poi vedere lo potete vedere, non riprendiamo niente. Affrontiamo un tema molto importante, abbiamo visto i fondamentali, e un fondamentale, che è un fondamentale del tiro con l'arco, che è la mira, o comunque sapere dove indirizzare la freccia e con che strategia utilizzare per indirizzare tutte le frecce che tiriamo sempre allo stesso punto. Perché poi la mira è quella, no? La mira è, indipendentemente da come la vogliamo chiamare, collimata, istintiva, cerebrale, podale, manuale, automatica, subconscia, inconscia, non ha importanza. La mira esiste perché è quella strategia che ci serve a indirizzare la freccia dove vogliamo, ripetutamente, oltre a tutti gli altri fondamentali, no? che danno poi la sequenza di tiro, e l'abbiamo visti questa mattina. Quindi, per ottenere questo per l'arco nudo, dobbiamo innescare la strategia migliore che ci consenta di fare centro ripetutamente. Siccome l'arco nudo, abbiamo visto che la mira la dobbiamo inserire tra l'ancoraggio e il rilascio, il punto migliore per inserire la mira è dopo l'ancoraggio, proprio per una serie di fattori psicologici, perché il fatto di mirare prima del previsto, o comunque in una posizione della nostra sequenza di tiro prima dell'ancoraggio, può portare, oltre a dispersione dal punto di vista fisico, anche dispersione dal punto di vista psicologico, e anche alterazioni dal punto di vista psicologico, come l'anticipare il tiro mentalmente, quindi rilasciare anticipatamente o non rilasciare affatto. Quindi noi dobbiamo inserire questo fondamentale, che è la mira, dopo l'ancoraggio. Quindi una volta arrivata all'ancoraggio noi possiamo mirare, e non ho ancora detto cosa fisicamente facciamo nella mira. Abbiamo detto che la mira non è altro che una strategia, mira qualunque essa sia, una strategia nella quale ci serve a indirizzare la freccia al centro ripetutamente. In prima approssimazione, cioè la prima cosa che ci viene in mente, anche perché è una cosa un immaginario collettivo, no? Che è quella di collimare, cioè di collimare questo punto, tenerlo fermo sul centro del bersaglio e poi effettuare il rilascio. Peccato che non sia la strategia migliore, non è assolutamente la strategia migliore. Non solo non è la strategia migliore, ma è una strategia distruttiva, cioè una strategia che porta gradatamente a peggiorare il nostro tiro. Quindi la collimazione vera e propria, come la intendiamo nell'immaginario, cioè tener ferma qualcosa in quel punto e poi schiacciare il grilletto, rilassare o fare questa attività di indirizzamento, non va bene, non è una strategia corretta. Per convincervi, vi faccio un piccolo esempio. Il compound non si può permettere di usare una strategia di collimazione. Non può permettersi di collimare il puntino nel 10. Se neanche per il compound, e adesso ve lo dimostro, figuriamoci per l'arco nudo. Se è vero come è vero, e parliamo di compound, se è vero come è vero che la strategia di tiro migliore del compound è quella del surprise release e della break tension, è vero o no? Cos'è il surprise release? Il rilascio a sorpresa, è vero?
tutti i compound migliori al mondo utilizzano un rilascio nel quale io non so quando partirà, perché è un rilascio a rotazione, ruoto, e a un certo punto la freccia partirà. Siamo d'accordo su questo punto? Si chiama surprise release. L'avete già sentito questo nome, no? La traduzione è rilascio a sorpresa, quindi è letteralmente quello che succede. Io, che sia rotazione, che sia l'incremento, che sia quello che vogliamo, se è ovviamente attivato dalla back tension, quindi attivato, come abbiamo visto, dai muscoli dorsali e non dal braccio ovviamente, ma questo per una questione tecnica, no? Che siamo più allineati. Quindi se si chiama surprise release vuol dire che il rilascio è a sorpresa, e se è a sorpresa non so quando partirà la freccia. Allora, se è vero come è vero che nessun compound al mondo è in grado di tenere fermo il pallino nel 10, parliamo di 18 metri per semplicità, e 2 centimetri nel 10, ok? È un affarino grosso così. Nessun compound al mondo, nessuno al mondo, è in grado di tenere il pin di mira all'interno del 10. Entra, esce, sopra, sotto, entra, esce, e a un certo punto la freccia parte. Come no? Non siamo d'accordo su questo? Se si muove, sì, ma cercando di farlo muovere nel limite... In quei 2 millimetri? Scordatelo. Te quante volte hai tirato quel compound? Ho tirato proprio per provare per te. Non sta in questo affarino a 18 metri, non ci sta fisso. Entra, esce. Esatto, entra, esce. E la freccia partirà a mia insaputa. Allora voi mi dovete spiegare com'è possibile che non so quando partirà la freccia, non so dove sarà il pin, ma faccio 10. Qualcuno mi sa. C'è una motivazione fisica, e come? Non è che adesso vi dico che è esoterico, c'è una motivazione. Sapete rispondere il perché? Succede così, no? Dobbiamo essere all'unanimità certi su questo punto. Succede così il compound? Mi dispiace che non c'è Serena. Succede così il compound? C'è una spiegazione. No, adesso ve la dico io, non parte di cose. No, dimmi solo se è questo che succede. Poi per carità, ci sono anche quelli che quando vedono il pin del 10 spolliciano o piantano giù l'indice, però non ci credono. Ok. Alberto Simonelli, ci piglia pure. Sì, Alberto Simonelli parla, poi vedi come tira. Quindi c'è una strategia dietro, c'è un qualcosa di strategico dietro. Allora intanto, chi più bravo di me ci ha pensato a questo, ha detto, ma cosa succede, come mai, pur non sapendo dove è il pin, perché non lo so dove, pur non sapendo quando parte la freccia, alla fine qualcosa succede. E la freccia va proprio nel 10, uno dopo l'altro, quelli bravi, uno dopo l'altro. Niente di esoterico, niente di trascendentale, è che il nostro corpo, il nostro cervello, è in grado di mettere a zero due cerchi concentrici in un milionesimo di secondo. Quindi un tempo brevissimo. Quindi è in grado di mettere a zero, perfettamente a zero, due cerchi concentrici. Il nostro subconscio. Quindi noi, se riusciamo a lasciare, ad attegare una mira subconscia, a lasciarla cadere, il nostro cervello è in grado di collimare subconsciamente, perfettamente, due cerchi concentrici un millimetro. E visto e considerato che una volta che lo sgancio parte, ci mette un 0,02 secondo circa ad attivarsi, un 0,03, quanti 0,03, 0,04 di secondo ci stanno in un milionesimo? Un'enormità, più di 40.000. Quindi la mia attività di mettere a zero, quindi questa
piccola variazione muscolare che mi permette di collimare istantaneamente è notevolmente facilitata dall'avere tutto il tempo necessario per correggere in modo perfetto il pin al momento giusto, in modo inconscio. E questo succede, questa è la fisica che sta dietro a questa strategia di mira. E quindi si è molto, molto, molto più precisi se lasciamo al livello subconscio l'ultima correzione di mira, e non la dobbiamo fare in modo conscio. Ecco perché, adesso quando parleremo dell'arco nudo, ecco perché anche nell'arco nudo dobbiamo attivare una strategia simile. Se o parlate ora o mai più. Ok? Perché questo è quello che succede, non è insindacabile, questo non è insindacabile, perché succede così. Quindi i tiratori che riescono ad adottare questa strategia, i tiratori con power che riescono ad adottare questa strategia, che per l'appunto si chiama surprise release, attivata dalla vettenzio, vuol dire che nonostante che il pallino non si riesca a tenere fermo, io riesco a fare 100 grazie a questa attività neuromuscolare istantanea che mi permette di collimare istantaneamente, proprio mentre sto rilasciando, se lo faccio però in modo subconscio. Ok, infatti, gente molto più importante di me ha detto che la mira deve accadere, non la posso manipolare, la mira deve accadere. Allora è una strategia corretta, è una strategia vincente. Molto tempo fa, Howard Hill, che forse tutti conoscono, Howard Hill, capostipite del tiro da un bordo, distogliere lo sguardo dal punto dove colpire e posarlo sulla punta della freccia è il peggior errore che un arciere possa compiere. Distogliere lo sguardo dal punto di mira e posarlo sulla punta di freccia è il peggior errore che un arciere possa compiere. 1950, Howard Hill, The Hard Way, il libro che ha scritto, a pagina 66. Tanto per dire che non mi sono inventato niente. Ma non ci fermiamo qua. Kiesling, lo conosciamo, Kiesling? È proprio più recente. Kiesling cosa dice? La mira deve essere affrontata senza ansia, senza essere trattata come un altro punto, deve essere trattata come un altro punto della sequenza di tiro e non come un punto focale del tiro. Deve essere trattata come un punto della sequenza, non come un punto focale. Cioè io non devo consciamente, non è una strategia corretta essere consci della mira. Kiesling, arco olimpico. Al pin del mirino deve essere concesso di fluttuare in modo fluido. Ovviamente la mira va presa, ma questo va fatto con il subconscio e non con il conscio. Quando ad arcieri di elite viene chiesto come miri, la risposta invariabilmente è: non lo so, accade. Total Archery di Kiesling, pagina 59 e 60. Ok? Quindi non c'è nessunissima ragione al mondo, non perché lo dice Berti, per non accettare che la strategia corretta di mira deve essere una strategia di mira subconscia. Perché ho fatto tutto questo preambolo? Perché vi devo convincere prima di tutto, non posso dirvi cosa dovete fare. Questa è una fase molto importante per quanto riguarda la strategia di tiro arco nudo, ma doveste essere convinti voi per primi, perché se non siete convinti voi per primi non innescherete mai una strategia istruttiva di qualità o di questa qualità.
non è che io intendo dire che dovete fare così o morte, no, uno può fare quello che vuole, però, per la carità. Però vi metto al corrente che la strategia più corretta per quanto riguarda la mira è questa. Fino a prova contraria, eh? C'è anche chi dice che Newton ha torto, può anche darsi che poi alla fine tra qualche anno tutto sia opinabile. Cosa succede all'arco nudo? Alzi la mano così lo guardo negli occhi, chi non ha mai tirato arco nudo? Perché qui io purtroppo quando faccio i corsi archi nudi alla fine mi trovo gente che non ha mai tirato arco nudo. Uno? Mai tirato, non ha mai provato, non ha mai tirato. Non ho mai provato, non ha mai tirato. Provato. O comunque non tira normalmente arco nudo, non conosce bene le strategie. Nelle fasi, allora cosa dobbiamo fare? Perché poi alla fine, benissimo, posizionamento, abbiamo visto mille volte, no? Abbiamo visto tutto stamattina un po' la tecnica di tiro, l'abbiamo visto in fondamentale. Alla fine posizionamento, contatto con l'attrezzo, string, alto su senza alzare le spalle, ancoraggio, ecco adesso comincio a mirare. Ma effettivamente qual è la mia strategia? Oltre a tutto, a quella molto più fine che vi consiglio di andarvela a rivedere, che è quella psichica, no? E oggi abbiamo parlato proprio di una cosa molto importante, che la sequenza di tiro cerebrale, non solo la sequenza di tiro fisico, quindi non solo i fondamentali fisici, ma anche quello che scaturisce di contenuti psichici dall'ancoraggio al rilascio. All'interno di tutta questa fase dobbiamo pure metterci la mira. Pensate per un attimo, se noi all'interno di tutto quello che abbiamo detto, che avete tutti detto che è importante ed è basilare, cioè siete stati con me per quello che ho detto, quindi quei contenuti psichici che ho messo dall'ancoraggio al rilascio, dovessimo mettere una collimazione, dovessimo fare attenzione a dove la punta in base, in modo conscio, a dove la punta in relazione al bersaglio da colpire, saremmo rovinati, non saremmo in grado di mettere in atto quella strategia mentale dall'ancoraggio al rilascio. Siete convinti di questo? Com'è possibile mettere in atto quella strategia se io consciamente penso alla collimazione? Impossibile. E vi assicuro che è per questo che non si fanno i punti. Perché in quel momento lì io perdo ogni possibilità di essere ripetibile, perché io la ripetibilità ce l'ho solo se sono inconscio. Non voglio ritornare sul paragone dell'automobile, ma se io tutte le volte guardo dove sono i piedi, o guardo, cerco di guardare dove le ruote vanno a finire, vado a finire in un fosso immediatamente e non riuscirò mai a guidare in modo fluido. Io devo essere fluido. E la mira non può essere conscia, è distruttiva. Allora, qual è la miglior strategia di approccio? Allora, intanto abbiamo detto che utilizzo la punta della freccia, perché in qualche modo io devo avere dei riferimenti, non c'è dubbio. Non stiamo parlando di tira a capocchia, perché nessun tiro al mondo può essere fatto senza sapere niente, perché perlomeno già guardando il bersaglio già sto mirando, anche se non ho nessun riferimento. Abbiamo detto che avere dei riferimenti fisici è importante, sì, è facilitativo, ma non bisogna averli in modo conscio. Allora, come dobbiamo allenarci? Cosa dobbiamo fare effettivamente? Benissimo, siamo in ancoraggio. Posizioneremo la punta della freccia in un punto ben preciso. Io lo faccio in pretrazione. Perché lo faccio in pretrazione? Ma anche non nel centro, no? Non c'è nessun
bisogno di posizionare già da subito la punta del cenere. Anzi, è meglio di no, anche se io la posiziono nel centro, e vi spiego il perché. Molto spesso, apriamo una parentesi, molto spesso vedo, perché l'allievo è fine mentitore, ammette che mantiene la punta della freccia nel centro e va in ancoraggio cercando di mantenere la punta nel centro. Strategia completamente sballata. È già spallata nell'Olimpico e nel compound, figuriamoci un po' nell'altro mondo. Perché invece io metto la punta in pretrazione, definiti i controlli, metto la punta nel centro? Metto la punta nel centro perché mi serve un riferimento specifico per mantenere la testa. Da quel momento in poi la testa deve stare, abbiamo detto che l'occhio, la testa, l'occhio è la nostra seconda diotra, è il nostro secondo punto di mira, no? Sappiamo che da due punti passa un'unica retta, da un punto solo ne passano infinite, quindi ho bisogno che ci sia quest'unica retta identica a tutte le volte. Per ottenere questa condizione io devo far sì che tutte le volte la testa sia nella stessa posizione. Posso controllare la proiezione della corda sull'arco, posso anche non controllarla. Se io dopo un po' la mia tecnica mi permette di avere una postura corretta e stare in questa posizione, io guardo solo la punta dov'è, boh, e poi vado in ancoraggio, mi disinteresso completamente di dove va la punta della freccia, perché entro in quella condizione di contenuti che abbiamo visto questa mattina, cioè ho tutte queste percezioni, questi pensieri e arrivo all'ancoraggio. Arrivando all'ancoraggio, cosa succede? Che ho questa famosa immissione di contenuti, no? L'espansione virtuale, il pensiero del follow through e tutte quelle cose che abbiamo visto. Nel mentre io, la mia visione primaria, focalizzazione, è sul centro del bersaglio, quindi a fuoco il centro del bersaglio, durante questa attività psichica, perché sono allineato, ammesso che tutto è funzionato bene, che sono in allineamento sul piano verticale, eccetera, 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 in questa posizione, espansione, movimento dei muscoli dorsali, trasferimento, in questa la mira cade. Ma metodologicamente l'ho allenato a fare, non è che accade perché magicamente ho deciso che ci sia una magia. Mi sono allenato al fatto che mentre io faccio quella famosa espansione e quei famosi pensieri e guardo perfettamente il centro del bersaglio, la punta si posiziona sempre in un certo punto. Quale punto? A me piace che sia a lato del giallo. C'è chi gli piace che sia sopra il giallo, c'è chi gli piace che sia sotto il giallo. Non ha nessuna importanza, sia dove sia, perché io non tanto non la guardo, la percepisco. Ecco perché è una mira istintiva, la chiamo scherzosamente mira istintiva facilitata, perché non è una collimazione vera e propria, ma è una percezione della punta della freccia in relazione al bersaglio. Ecco perché la mira accade, perché il punto di mira, la punta della freccia, si posizionerà automaticamente, non siamo noi. Sarà il nostro subconscio che fa sì che muoverà il braccio, che muoverà il gomito, in modo tale che la punta si posizioni. Mentre immetto questi contenuti, io mi accorgerò che veramente, come per magia, la punta della freccia si è posizionata in quel punto che in modo secondario, in visione secondaria, io riesco a vedere. Sono sempre col centro sul punto, focalizzato sul centro da colpire, la freccia parte. E la freccia colpisce il bersaglio. Vi dirò di più, vi accorgerete,
se diventerete, non dico bravi, ma se percorrerete questa strada, che a mio modesto parere, e non solo mio, è una strategia vincente, vi accorgerete che una volta, dopo il follow through, che vi analizzerete il tiro, perché questo bisogna fare, vi accorgerete che forse la punta della freccia era diversa dalla volta precedente. Cioè voi alle volte potreste fare 3-10, ma con tre diverse posizioni della punta. Perché accade questo? Che accade? Perché il nostro subconscio è in grado di effettuare una variazione posturale minima in base al centro da colpire. Quindi se io sono minimamente spostato, una volta che parte la freccia si è posizionata automaticamente in modo tale che il centro venga colpito. Un punto delicato psicologicamente. È un punto delicatissimo. Ma uno potrebbe andare invece a fare troppo caso a dove si posiziona. Non lo deve fare. E questo si costruisce. Non lo deve fare. E questo si costruisce. Non è che io. Ma io ho provato a fare come dici te, però se non guardo la punta, la freccia non so dove vada. Va benissimo. Certo, ma te non è che devi provare, devi costruire questo tiro. Questa è una strategia che io reputo una strategia estremamente vincente, ma vi ho spiegato perché, perché penso che nel compound funziona. Una strategia estremamente vincente, ma va costruita, non è facile, forse è facile, forse è facile. È molto più facile essere meno... avere un atteggiamento più terra terra, meno psicofisico, logico. Metto la punta là, cerco di tenerla ferma là, cerco di tenerla ferma là e lascio. Ma chissà perché le frecce non vanno tutte uguali. Chissà, allora forse alla fine compro un arco nuovo. Cambio le frecce. E invece purtroppo non è così. Alla fine quello che paga effettivamente è l'organizzazione del tiro e la strategia che io innesco. Questo è il vero salto di qualità. Questo è l'unico vero salto di qualità. Quali sono questi passaggi per costruire questo tipo di modo per stabilire cosa si fa? Beh, l'abbiamo visto nel tiro alla paglia, abbiamo visto prima gli allenamenti del tiro alla paglia, intanto, e poi io consiglio mentali, certo, ma consiglio ad esempio di non utilizzare nell'allenamento bersagli, ma ad esempio se voi provate a prendere un disco da 40 centimetri, okay, di cartone, lo ritagliate e poi con un pennarello fate un puntino nero al centro, e poi provate a tirare, vedete che rosata fate. Io sono sicuro che fate una rosata notevolmente più stretta, non guardando assolutamente il punto della freccia, ma guardando solo quel pin e vedendo solo in visione secondaria la punta della freccia. E questo è propedeutico, ovviamente, per chi non ha mai avuto questo approccio strategico. Uno si chiede, ma mamma mia, però nei pidocchi, nell'hunter field, nei 50 metri dell'hunter field, io non me la sento di non vedere dov'è la punta della freccia, ho paura che la punta della freccia... Non è vero. Credetemi, non è assolutamente vero, non sottovalutatevi. Come sapete guidare la macchina senza pensare a niente, ed è un'azione, vi assicuro, complicatissima guidare un'auto, eppure la sapete guidare senza... Bene, alle volte avete fatto 100 metri e manco sapete che cosa avete fatto in quei 100 metri. No,